Le indagini della magistratura antimafia sulla criminalità organizzata nella provincia di Siracusa dimostrano il continuo e costante tentativo di ristrutturazione nel far risorgere gli organismi centrali dei vecchi e storici clan dell'organizzazione malavitosa. In particolare si vorrebbe creare una sorta di nuova e inedita commissione provinciale sulla logica mafiosa in una sorta di direzione dell'organizzazione criminale territoriale. La Direzione Nazionale Antimafia già da qualche anno conferma che il territorio siracusano rimane satellite, così come per il passato, a quello catanese. Insieme ai rapporti d'affari per il fiorente mercato della droga leggera e pesante a Siracusa e provincia, che rimane un luogo dove l'organizzazione criminale esprime la propria vitalità imprenditoriale sia sul piano strategico sia per l'intelligenza operativa, dando concreta attuazione alla tattica mirata per evitare le mutevoli esigenze imposte dall'attività di repressione svolta copiosa e ben organizzata dalle forze di polizia e dall'autorità giudiziaria. Si registra poi nei rapporti d'affari per gli stupefacenti un ossequioso rispetto dei patti concordati per la gestione dei territori. Inoltre si conferma in generale come i clan sono in una situazione di crisi economica. Nei fatti pratici pagano le abbondanti perdite di partite di droga causate dai sequestri avvenuti copiosi negli ultimi 3 anni dalle forze di polizia. Non ci sono però al momento in azione personaggi di particolare crisma criminale e nemmeno in libertà, unità operative per atti punitivi violenti o di vendetta o di azioni estorsive, mentre a differenza del passato insiste una forma di consorteria collaborativa tra gli addetti ai lavori. Nell'insieme si registra, come in tutta la Sicilia, un rinnovato interesse per il traffico di stupefacenti e per la gestione del gioco d'azzardo, sia legale che illegale, mentre nella città di Siracusa è in forte calo il fenomeno della richiesta di denaro ai fini estorsivi, che rimane nei termini minimi della richiesta di pochi spiccioli per la sopravvivenza e che di solito avviene tra vecchi amici e conoscenti. Fatto confermato dal procuratore della Repubblica a Catania, Carmelo Zuccaro, ai giornalisti durante la conferenza stampa sull'operazione della Polizia di Stato denominata Target, che ha portato all'emissione di ben 17 provvedimenti cautelari, decapitando i vertici della potente cosca dei Mazzei, meglio conosciuti come i Carcagnusi. Il procuratore Zuccaro si è confermato sul fatto che a Siracusa città è scomparso il reato delle estorsioni. Stranamente, ha dichiarato il procuratore Zuccaro, a differenza che in altre zone del siracusano, a Siracusa città non abbiamo più contezza di richieste estorsive ai danni di commercianti. Un dato che assolutamente sorprende tutti, mentre nei centri vicini come Augusta, Lentini, Rosolini, Noto, eccetera, vi è questa attività. La Direzione Distrettuale Antimafia di Catania e la Procura di Siracusa non hanno contezza di attività estorsiva ai danni di commercianti nel centro di Siracusa, dove dall'attività investigativa, concluse il procuratore Zuccaro, non emergono attività estorsive, ed è un punto effettivamente che in qualche modo ci sorprende e ci meraviglia.